Maria Grazia Cucinotta, Yaroslav Sergeyev e ancora altri 17 personalità della scienza, della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impegno civile. Da Derek De Kerkelov, erede intellettuale di Marshall McLuhan, ad Antonella Polimeni, rettrice dell'Università La Sapienza, da Sandra Savaglio, scienziata di fama mondiale e ordinario di astronomia e astrofisica dell'Unical, all'economista ed ex presidente dell'INPS Pasquale Tridico, a Gianluigi Greco, tra i migliori esperti al mondo di intelligenza artificiale. Sono loro i vincitori della seconda edizione del premio Gioacchino da Fiore organizzato dall'amministrazione comunale del comune Florenze. Il premio è stato realizzato da Laura Fosan, Giovannese Spadafora, una riproduzione tridimensionale laminata in oro dei tre cerchi trinitari, l'immagine più nota del Liber Figurarum dell'abate Gioacchino da Fiore, che nel XII secolo profetizzò l'avvento della terza età di pace e giustizia dentro la storia umana. Io sono ben felice perché mi ha portato innanzitutto qui a scoprire questo mondo meraviglioso. Promuovere Gioacchino, far conoscere queste realtà che sono anche poco conosciute, e attraverso questo premio portare un pezzo di Gioacchino in giro per il mondo, perché ci sono eccellenze che vengono veramente da tutto il mondo, e io, ripeto, mi sento onorata e felice. La figura di Gioacchino è come Pitagora. È un personaggio senza tempo. La filosofia è importante anche ora, perché ora c'è la filosofia di intelligenza artificiale. Questa è una nuova direzione, e sempre ci saranno delle nuove direzioni dove i pensieri dei padri fondatori, anche come pensiero della Calabria, come Pitagora, come Gioacchino, saranno sempre importanti. Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha consegnato al sindaco il decreto con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a San Giovanni in Fiore il titolo di città. Non tutti possono avere il titolo di città, ma quei luoghi che hanno per tradizione, per cultura, per iniziative, per luoghi naturalistici, la possibilità di averlo. Certamente San Giovanni in Fiore ha avuto questo riconoscimento, peraltro anche grazie all'impegno di una fattiva amministrazione che sta valorizzando, ha cercato di valorizzare quelle che sono le eccellenze che sono sul territorio. Premio alla memoria a Rita Pisano, primo sindaco donna del Sud, donna straordinaria per le lotte di civiltà che ha condotto nel territorio silano e per la sua intelligenza e visione politica. Non solo il modo per parlare della città di Gioacchino da Fiore, che è San Giovanni in Fiore, ma soprattutto per lanciare dei messaggi positivi di una Calabria, la Calabria della cultura, la Calabria della storia, la Calabria dei giovani, la Calabria positiva e propositiva che ha voglia di dire no a quelli che sono gli stereotipi negativi. Il premio Gioacchino da Fiore è stato presentato da Ugo Floro e Francesca Russo con il patrocinio pubblico della Regione Calabria e della provincia di Cosenza.